siamo Aliste, siamo un pensiero nuovo, ci chiamano la novità, a noi questa cosa ci fa un po' sorridere. Allora, ve la racconto così. Immaginatevi una casa, all'interno di questa casa ci sono, come dire, un sacco di pensieri, un sacco di, come dire, un sacco di pensieri fatti dai piccoli e fatti dai grandi. Abbiamo voluto tentare di creare una casa dove i cosiddetti normodotati con gli autistici ad alto funzionamento potessero davvero vivere insieme e fare quello che si chiama l'inclusione. Se uno di loro bimbi in questo momento mi sentisse parlare, la prima cosa che mi direbbe sarebbe: Ceci, per favore, puoi darmi il mio nome? Ecco, una delle cose straordinarie che accade all'interno di questa casa è che ognuno di loro ha il proprio nome. Nessuno sa, come dire, la diversità, la vedono, la sentono, no? Ma il daddy è daddy, e utilizzo i loro nomi, Camilla è Camilla e Tommy è Tommy. Dentro lì accade, io dico sempre, una magia che non è dovuta dagli adulti, è dovuta da loro. Arrivano dalla scuola, lanciano le loro cartelle e incominciano a dire: Ehi, sai che c'è, Stefi? C'è questa cosa che oggi a scuola qualcuno non ha rispettato quello che penso, per favore me lo puoi spiegare cosa è successo? E noi, come dire, educatori, terapeuti vecchi, tentiamo di dare a loro delle risposte. Perché è una cosa nuova? Perché quando io ho deciso di aprire questo pensiero, l'ho aperto sfidando quello che sono i principi. Perché di solito i disabili si tengono con i disabili e i normodotati con difficoltà si tengono con i normodotati, no? In realtà nel mio pensiero c'è che esiste il nome di ognuno di loro perché i loro genitori lo hanno pensato. E questo nome, come dire, è fiero di essere all'interno dei pensieri. Che cosa facciamo? Beh, al mattino c'è quello che chiamiamo il laboratorio di Daddy, che è quello che voi vedete esposto. Davide ha le mani d'oro, quindi disegna e quindi, come dire, mette quello che ha nei pensieri su tela. E lo potete vedere fuori. Poi c'è Danielone, che con le sue manine enormi, che uno non ci dà mezza cicca, in realtà crea dei quadri bellissimi. E si aspetta il fatidico mezzogiorno, quando tutti arrivano, il più piccolo ha 5 anni, la più grande ce ne ha 20. Arrivano con tutte le loro borse, con tutti i loro carichi e insegniamo a loro come si fa a combattere quello che loro hanno. Se io ho l'autismo, io devo sapere che cos'ho e così, senza nessun velo, riuscire a combatterlo, quindi riuscire a stare in mezzo alla gente. Ecco, questo è Aliste. Fatto di caramelle, fatto di mamme che arrivano perché fanno parte integrante della casa, fatto di assistenti sociali che vengono a fare la colazione, lì non abbiamo capito perché. Fatto di istituzioni che entrano nella nostra casa perché si sente profumo di pasta asciutta, come diciamo noi, perché il maestro cucina bene. E quando invece c'è quello che cucina male, vabbè, a quel punto lì, vabbè, quelli sono puntini, 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 ecco. Questa è Aliste. Abbiamo bisogno di una mano perché? Perché essendo una novità ci sorreggiamo con le nostre gambe, punto. E quindi tentiamo con le nostre gambe di tenere in piedi questo mondo fatto di casa, fatto di profumi, di Nutella e di arrabbiature, di simpatie, di insomma, di casa, di casa. Questo è quanto. E Senti, solo una cosa, io volevo ringraziare Davide, Deli, ti alzi in piedi un secondo, Deli, fai vedere. Volevo ringraziarlo perché lui insomma, è tutto ciò che vedete lì, insieme a Danielone, che dove sei, Dani? Sì. Dov'è Danielone? È là in Loro due sono coloro che hanno dato vita a questo progetto che si chiama Scrivizio con Lio Finale Gigante, perché Lio dei nostri ragazzi viene rappresentato attraverso le loro mani, attraverso i loro pensieri, attraverso ciò che loro riescono a realizzare. E quindi ancora grazie. E grazie a voi.